Bene, buonasera a tutti, io sono Alessandro Goldini, sono felicissimo di essere qua perché 2 anni fa, quando questa cosa è nata, poco più, io ero nel pubblico come siete voi adesso e mi sarebbe piaciuto prima o poi venire qua a parlare di qualcosa, ma forse non ero ancora pronto. E casualmente quando vado poi a Trento a studiare, improvvisamente vengo chiamato. Ma sono molto molto felice di far parte di questa cosa. E stasera vi parlerò di quello di cui mi occupo quotidianamente, ovvero di sicurezza informatica, di crittografia, quindi matematica applicata alla sicurezza informatica, che in qualche modo ha a che fare con i numeri primi. Intanto vi vorrei porre una domanda, se qualcuno voglia di rispondere. Cos'è la crittografia? Qualcuno vuole provare a dare una definizione, se no vado dando io la definizione. Ok. La crittografia è definibile come l'insieme dei metodi e delle tecniche che consentono di trasformare un messaggio in modo che sia leggibile solamente da chi vogliamo che lo legga, chiaramente. In matematica utilizziamo un modello per descrivere questa cosa. Ci sono due soggetti chiamati Alice e Bob, o Alice e Bob in inglese, che vogliono scambiarsi informazioni riservate. C'è però un problema. Il canale di trasmissione in cui loro parlano non è mai sicuro. Noi per ipotesi lo consideriamo sempre un sicuro. Come può essere, ad esempio, io che parlo a voi e qualcuno mi ascolta da quella finestrella e sente quello che dico, anche se non vorrei che lo sentisse. Quindi dobbiamo cercare, in qualche modo, in matematica, di non permettere a chi è lì a ascoltarmi dalla finestrella di sentire quello che vi sto dicendo. Questo avversario, che noi chiamiamo appunto avversario, si chiama IV, o EVA in italiano, quindi ha accesso a questo canale di trasmissione, ma non deve essere in grado di leggere i messaggi. Abbiamo quindi Alice, Bob, e si scambieranno un messaggio che in qualche modo è criptato da una chiave che spesso, come in questo caso di crittografia simmetrica, condividono. Quindi abbiamo un plain text, testo in chiaro, che il mittente manda, trasformandolo in un ciphertext, testo cifrato. Il destinatario lo può leggere chiaramente solamente se c'è la chiave. Quali sono le applicazioni più comuni di questa cosa? Potrebbe essere semplicemente un messaggio che vi mandate su WhatsApp, quindi tutto il mondo delle telecomunicazioni, un'operazione bancaria, sportello bancomat, inserisco la tessera, digito il mio PIN e a quel punto sono sicuro, in teoria, ma quasi ci arriveremo dopo, che nessuno sarà in grado di leggere il mio conto corrente o di prelevare soldi dal mio posto, oppure semplicemente aprendo la vostra auto. Quando aprite la vostra auto a distanza, il segnale viene cifrato in modo che vada a interessare solo quella macchina e che nessuno, anche qui in teoria, possa leggerla. La crittografia nasce molto molto tempo fa. I primi reperti che sembrerebbe parlassero di crittografia sono risalenti ai tempi egizi, circa 4500 anni fa. Ma il primo vero esempio è questo, la scita alla spartana. Praticamente come funzionava? C'era questo straccio di pelle, solitamente un filo, che veniva avvolto attorno a un bastone. Chi voleva mandare il messaggio scriveva girando il bastone e poi consegnava esclusivamente il pezzo di pelle. Quindi cosa avevamo? Avevamo una striscia di pelle con delle lettere completamente a caso. Il destinatario cosa doveva fare? Prendere il bastone, mettere il pezzo di pelle e a quel punto rileggere il messaggio. Questa cosa era sicura perché il mittente destinatario doveva avere un bastone della stessa grandezza, che era poi quella che probabilmente tutti i magistrati spartani avevano. Ma se qualcuno, un nemico, prendeva il pezzo di pelle, non riusciva a capirci chiaramente niente. Nei testi sacri, ad esempio, si possono trovare moltissimi esempi di scritture segrete. Abbiamo il numero 666 nell'Apocalisse di San Giovanni, che da recenti studi non sembrerebbe essere legato alla bestia, ma essere legato piuttosto all'imperatore Nerone, che era un grande persecutore dei cristiani. Oppure nella Bibbia il cifrario Atbash, che in questo momento può sembrare una cosa molto stupida, però all'epoca probabilmente funzionava. È un cifrario in cui praticamente la lettera A, prima lettera dell'alfabeto, veniva scambiata con l'ultima, B, seconda, con la penultima, e così via. Ma il primo
primo grande cifrario fu quello di Cesare, che fu inventato appunto da Cesare stesso e proseguì fino al Medioevo, all'incirca con l'utilizzo. Cosa faceva Cesare? Prendeva un alfabeto di 26 lettere, sceglieva un numero da 0 a 25 e diventava la chiave del cifrario, e ogni lettera veniva spostata di quel numero. In poche parole, Cesare, ad esempio, utilizzava sempre la chiave con 3, la A diventava una B, la B una E, la C una F, e così via. E chiaramente seguiva un circolo, quindi la Z sarebbe diventata una C. Ad esempio, se noi con il cifrario di Cesare cifriamo le parole cifrarie di Cesare, viene fuori questo. Incomprensibile, no? La sicurezza però era molto bassa, perché sappiamo che le lettere vengono spostate, a quel punto noi cerchiamo di capire, portando indietro la lettera, che cosa voleva dire il messaggio. Proviamo con 1, proviamo con 2, proviamo con 3, però poi potremmo arrivare ad avere un messaggio di senso compiuto. Ma qual era la sicurezza fondamentale del cifrario all'epoca? Che erano tutti analfabeti, quindi nessuno era nemmeno in grado di leggere il testo originale, più che quello cifrato. Quindi nessuno sarebbe mai stato in grado di risalire, a meno che non avesse un po' di conoscenze, e comunque c'era anche sostanzialmente alcune incapacità di calcolo all'epoca, a livello di studio. Intorno al 9 secolo, la criptoanalisi, che è diciamo una branchia gemella ma opposta alla crittografia, quindi fa esattamente il contrario, non cerca di cifrare il messaggio ma di decifrarlo. La criptoanalisi nasce per il matematico arabo Al-Kindi. E cosa fa questo matematico? Si accorge che in effetti, sfruttando l'analisi delle frequenze, cioè quanto una lettera appare nel messaggio cifrato, se conosciamo la lingua da cui proviene, possiamo cercare di capire a che lettera corrisponde. Quindi ad esempio, so ad esempio che nell'alfabeto italiano la lettera con più frequenza è la E. Se noi prendiamo un messaggio cifrato così in italiano, vediamo la lettera con più frequenza, potremmo supporre sia la E, e a quel punto giocare con i numeri e riportare il messaggio all'inizio. Cosa succede qui? Si fanno molti cifrari a quel punto, nel tempo rinascimentale, un po' di alfabetici. Cosa facevano? Cercavano di prendere o due alfabeti diversi, oppure di utilizzare lo stesso alfabeto ma cambiando l'ordine delle lettere. Leon Battista Alberti, ad esempio, inventò il suo disco e un sistema di due cerchi concentrici. Cosa faceva? Praticamente utilizzava il cifrario di Cesare più volte e in modo diverso. Il messaggio in chiave veniva scritto senza spazi, quindi tutto tipo cifrario di Cesare di prima veniva tutto attaccato, non c'erano spazi nella frase, ed era alternato con dei numeri. Questi numeri cosa dicevano? Dicevano come spostare il cerchio all'interno per cambiare la chiave di cifratura. Quindi il mittente e il destinatario riuscivano a concordarsi sullo stesso disco, avendo entrambi una copia di quei due dischi, ma chiunque, leggendo il messaggio e avendo un altro disco, però con un altro cerchio concentrico, cioè con un altro cerchio interno, non sarebbe mai riuscito a leggerlo. Quindi distruggeva completamente l'analisi delle frequenze. Un altro cifrario fu invece quello di Vigenère. Vigenère sostituiva una lettera con l'altra all'interno del messaggio. Quindi la posizione all'interno del messaggio sfruttava una parola chiave scelta fra i comunicanti. Faccio vedere come funzionava. Ad esempio, se noi prendiamo la parola vintage e traduciamo think about it, diventa questo. Come mai? Ad esempio, metto di qua. Ho la lettera T, la chiave è sempre vintage, ripetuta all'infinito, non ci sono spazi. T, V. Allora prendiamo la T qua, nella tabella, andiamo alla V e viene fuori O. Ci vede? Perché non so se si vede molto bene. H, I. H, I. P. Se torniamo per quel punto alla P di nuovo, avremo un'altra lettera. Quindi non è più riconducibile a uno scambio fra, cioè alla distanza fra due lettere, ma a una griglia. È molto più sicuro di quelli di prima. Non c'è più una corrispondenza dell'analisi delle frequenze. E così via. Comunque anche l'assenza di spazi a quel punto regalava molta sicurezza. Si passa poi al 1900 alla Seconda Guerra Mondiale. Chiaramente
non ci sono più messaggi scritti a mano, ci sono messaggi nel mondo delle telecomunicazioni, che sia la radio, il telegrafo. Quindi nascono dei metodi di cifratura più sofisticati dei precedenti, perché dovevano evitare anche le intercettazioni, chiaramente. Il generale prussiano Frederick Kaczynski pubblica nel 1863 il primo metodo di decrittazione del cifrario di Wigner, quello della griglia. Cosa sosteneva lui? Sosteneva che porzioni ripetute di messaggio, cifrate con la stessa posizione della chiave, risultavano segmenti uguali. Quindi se ripetevo una parola ed era nello stesso punto della chiave, io potevo raggiungere una concordanza e cercare di capire, cioè cercare un metodo di cifrare il messaggio. Quindi questa considerazione portava a ottenere la lunghezza della chiave innanzitutto, e soprattutto a quel punto permetteva l'analisi delle frequenze. Tenendo conto di queste debolezze nasce il cifrario di Vernam, che a tutt'oggi come modello è sicuro, ma poi vedremo che presenta delle problematiche lo stesso. A livello matematico è praticamente sicuro. Questo codice sfruttava delle chiavi lunghe, molto molto lunghe, si parla di 300 lettere, ok, e totalmente casuali, ed erano one time pad, quindi venivano usate una sola volta, solitamente una volta al giorno. Quindi se io ad esempio nella prima guerra mondiale ci venivano a scambiare dei messaggi al fronte, ogni giorno queste chiavi venivano cambiate in modo che proprio ci fosse una sicurezza più totale. L'unico modo per decifrare a quel punto è impadronirsi della chiave, ma presentava qualche problema pratico. Intanto la difficoltà di scambi di chiavi decisamente lunghe fra l'utente e il destinatario, e per secondo la chiave doveva essere generata in modo del tutto casuale, e questo non avviene mai, neanche a livello informatico, neanche oggigiorno. C'è un problema chiamato pseudo-casualità, ovvero il fatto che le macchine, soprattutto, non possono ragionare in maniera casuale. Loro comunque, il risultato casuale, che per un essere umano potrebbe sembrare un risultato casuale, loro giungono a quel risultato mediante un algoritmo. Quindi per loro non è più casuale ma deterministico quello che avviene. Loro sono sicuri di arrivare a quel punto. Questa cosa può essere problematica dal punto di vista informatico, perché molto spesso, chiaramente con tanti giorni in mezzo, le cose potrebbero ripetersi, e questo può dare comunque un vantaggio. Con lo scoppio della prima guerra mondiale, diversi paesi organizzano dei cosiddetti uffici di cifratura. Ce ne fu l'esempio anche nel 1916, ne fu fondato uno in Italia, nel reparto crittografico presso il Comando Supremo, affidato alla guida di Luigi Sacco, che fu il primo grosso crittografo italiano. Con il progresso tecnologico delle telecomunicazioni, la crittanalisi ebbe infine un ruolo chiave nel secondo conflitto mondiale, con l'invenzione delle macchine cifranti. Adesso vi parlerò di un argomento che è quello delle macchine cifranti, che è molto interessante. Se qualcuno di voi ha visto per caso il film The Imitation Game, sa circa di cosa stiamo parlando. Le macchine cifranti funzionavano in base a degli schierotanti, chiamati per l'appunto rotori. Ogni rotore ha inciso sopra, faccio vedere l'immagine, ogni rotore ha inciso sopra tutto l'alfabeto e gira intorno a un asse, e quindi insieme agli ingranaggi chiaramente. Questo permette di cifrare ogni lettera immessa con un alfabeto diverso, e quindi applichiamo automaticamente la griglia di prima. Il rotore rappresenta la caratteristica principale delle macchine cifranti, ma è anche il loro punto debole, perché dopo un giro completo del rotore, il rotore torna alla posizione iniziale. Quindi se ne abbiamo uno, chiaramente dopo 26 passaggi siamo di nuovo lì. Se ne abbiamo due, dopo 26 alla 2 passaggi siamo lì. Quindi era importante mettere tanti rotori uno dietro l'altro. Quindi a quel punto, se ad esempio ipotizzassimo di prendere un numero n di rotori, avremmo 26 alla n passaggi per tornare alla combinazione iniziale. Si parla di macchine che avevano di circa, la versione iniziale di Enigma ne aveva 3, però alla fine raggiunsero anche numeri parecchio grandi, tipo 60-70. Vi invito a fare 26 alla 70 per vedere di quante combinazioni possibili stiamo parlando. La macchina cifrante più famosa della storia è quindi stata sicuramente Enigma. Chi ha visto il film sa di cosa parlo. Nella versione per esercito tedesco aveva inizialmente tre rotori. Cosa faceva però l'operatore della macchina Enigma per cifrare i messaggi? Tutti i giorni li cambiava. Quindi prendeva tre rotori, tutti i giorni li faceva iniziare da un punto diverso.
Quindi tutti i giorni quello che veniva cifrato in modo diverso, e applichiamo quello che dicevo prima del one time value. E quindi era molto, molto difficile cercare di capire il messaggio nemico, a meno che non si avesse una macchina nemica. Ogni carattere veniva registrato su una tastiera, che era l'unità scambiatrice, cifrava la lettera, trasformandola nel corrispondente elemento criptato, e infine loro votavano. E se si veniva schiacciato un'altra volta quella lettera, a quel punto il risultato era diverso. Fu poi arricchita con un pannello a prese multiple che scambiava coppie di lettere all'inizio della cifratura e con un euro per la regolazione dei tempi. Quindi, man mano che portarono avanti i modelli, alcuni rotori scattavano, altri no. All'inizio del messaggio i rotori si muovevano alternati, quindi questa cosa dello scambio di lettere iniziale all'inizio della cifratura. In poche parole, più andavano avanti con i modelli, più la macchina era problematica dal punto di vista dell'avversario che voleva cercare di capire il messaggio. Quindi il solo modo per decifrarla era possederne una, configurata chiaramente esattamente come era quella del nemico. Il metodo crittografico tedesco sembrava insormontabile, ma grazie al matematico polacco Rejewski nel 32 e poi in seguito agli scienziati di Bletchley Park, fra cui c'era anche il protagonista del film di cui vi parlavo prima, Turing, la macchina Enigma e la successiva Lorenz, che era praticamente un Enigma 2.0, furono totalmente decrittate e fecero lo stesso gli americani contro i giapponesi, che i giapponesi avevano questa macchina molto simile all'Enigma che si chiamava Parkour, e gli americani tramite Magic, che era una loro macchina che configuravano al pari di Parkour, riuscirono a decrittare i messaggi. Qual è però il problema oggigiorno? Questo è un piccolo excursus storico. Il problema oggigiorno è che tutte queste macchine potrebbero essere forzate così. La potenza di calcolo dei nostri computer, anche di un semplice laptop, tramite chiaramente un processo di programmazione che chi programma può facilmente conoscere, veramente in mezzo minuto riusciamo a decifrare un messaggio di Enigma. Quindi cosa succede? Tutte queste macchine che funzionavano in maniera meccanica devono essere completamente cancellate. Dobbiamo trovare un modo per essere sicuri che quello che stiamo scrivendo non venga letto, ma nel quale non possiamo affidarci più alla grandezza di una macchina o alla sua potenza meccanica. A quel punto entra in gioco effettivamente la matematica, entra in gioco il numero primo. Numero primo, definizione abbastanza semplice, il numero primo si dice P, numero primo P, è un numero maggiore di 1, quindi 1 non è un numero primo, c'è chi dice che è un numero primo, ma non è un numero primo, non lo consideriamo tale, è divisibile solo per 1 e per se stesso. Ad esempio, quindi, 2, 3, 5, 7, 11, 53, 347, fino al più grande calcolato ad oggi, ovvero 2 alla 7, non è che non si può leggere bene il numero, 7420721 meno 1 è il più grande calcolato ad oggi. Ma quanti sono i numeri primi? Come possiamo calcolarli? Perché sono importanti in crittografia? Ci sono diversi reperti storici riguardo ai numeri primi. Il più importante, o perlomeno il più antico, considerato l'osso di Shango, trovato in Congo. Adesso farò un po' una cosa alla Voyager o alla Mistero. Su questo osso sono state effettivamente ritrovate delle tacche 11, 13, 17 e 19, che sono esattamente i numeri primi fra 10 e 20. Quindi, gli uomini primitivi sapevano qualcosa o no? Ce lo stiamo chiedendo tutti, no? Erano i primitivi. Primitivi. No. Avevano intuito qualcosa? Non si sa. La prima traccia incontestabile di numeri primi si ritrova negli elementi di Euclide, che è un manifesto matematico, cioè proprio è la base di tutta la matematica che conosciamo, nasce tutto quanto da qui. Era un libro composto fra il IV e il III secolo a.C. e raccoglieva tutte le conoscenze matematiche che gli antichi greci avevano. In questo trattato, questi libri, Euclide raggiunge due risultati fondamentali: l'infinità dei numeri primi e l'unicità della fattorizzazione di un intero numeri primi.
Nell'antica Grecia ci fu inventato anche il crivello di Eratostene, che adesso vi mostrerò. È un semplice algoritmo che ci serve per determinare quanti sono e quali sono i numeri primi fra il numero 2 e un numero a nostro piacimento. Prendiamo ad esempio i numeri da 1 a 100. Come funzionava il crivello? Era molto molto semplice, tuttora nei corsi base di programmazione lo usano ancora, chiaramente in modo avanzato. E cosa faceva? Mi diceva 2 so che è il numero primo, no? Quindi escludo tutti quanti impari 4, 6, 8, 10 e li cancellava tutti. 3 so che è il numero primo, escludiamo tutti quanti multipli di 3. 4 l'ho già escluso. 5 escludiamo tutti quanti multipli di 5 e così via. In questo modo estremamente semplice si riescono a ottenere quali sono e quanti sono i numeri primi da 1 a 100. Non consiglierei di farlo però da 1 a 1 milione di miliardi, ci vuole un po' di tempo. Euclide negli elementi formula il seguente teorema, che è un teorema di cui la crittografia vive ed è una delle cose più semplici della matematica. Ci siamo fatti il teorema fondamentale dell'aritmetica: ogni numero naturale maggiore di 1 o è primo o si può esprimere come prodotto di primi, quindi posso fare una fattorizzazione di questo numero. Tale rappresentazione è unica, non dipende dall'ordine in cui vengono messi i primi. È abbastanza intuitivo, penso che tutti quanti, anche alle scuole medie, superiori, abbiamo fatto questo tipo di calcolo. Prendendo un qualunque numero naturale, ad esempio 2, come lo fattorizzo? È primo. 2 rimane se stesso. 30. 2 per 3 per 5. 2 per 3 è 6, 6 per 5 è 30. 129.600. 2 alla sesta, per 3 alla quarta, per 5 alla seconda. Sono tutti quanti fattorizzati sotto forma di primi. Questo risultato è fondamentale per dimostrare l'infinità dei numeri primi. E Euclide dice, esistono infiniti numeri primi. Come fa a dimostrarlo? Dimostrazione che vi faccio vedere perché magari è la prima volta che vedete una dimostrazione matematica, però è una delle più semplici che ci siano. Ed è incredibilmente bella, secondo me, nella sua semplicità. Supponiamo che, per assurdo, che i numeri primi non siano infiniti. Quindi vediamo questi numeri primi. Se vado avanti con i numeri non ce ne sono. Cosa succede? Avrò un gruppo fatto da 2, 3 e questo qua, Pn, dove Pn è appunto il numero più grande che ho. Prendiamo allora il prodotto in tutti questi. Prendiamo 2 per 3, per 5, per Pn e lo chiamiamo alfa. Vediamo come si comporta la fattorizzazione in primi di alfa più 1. Alfa più 1 non è divisibile per 2, perché se faccio alfa più 1 diviso 2 ottengo il resto 1. Alfa più 1 non è divisibile per 3, perché lo è alfa, e quindi mi dà di nuovo il resto 1. Tutti i primi di cui alfa è prodotto danno il resto 1. Quindi cosa succede? Se nessun primo lo divide, alfa più 1 è primo. E quindi a questo punto, se alfa più 1 è primo, Pn non è il numero più grande. Se alfa più 1 invece diciamo che non è primo, ma la sua fattorizzazione non si esprime con i precedenti, vuol dire che ce ne sono altri più grandi. In entrambi i casi si conclude che devono esistere un primo più grande di Pn. Quindi a questo punto, la nostra ipotesi iniziale dove Pn è il più grande non vale più. Esistono necessariamente infiniti primi. In questa infinità ci sono molti primi con proprietà particolari utili in matematica, altri non troppo, adesso ve ne mostro un po'. I numeri primi di Fermat, ovvero quelli della forma 2 alla 2 alla n più 1, come 5, che ad esempio è 2 alla 2 alla 1, 4 più 1, 5, 17 e così via. I numeri primi di Mersenne, del tipo 2 alla n meno 1, come 3, 7, 31. I numeri primi gemelli, ovvero quelli che sono distanti solamente 2 fra di loro, 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19. E poi quelli un po' più stupidi, scusatemi il termine, ovvero quelli che a un certo punto i matematici hanno detto ma sì, diciamo che esiste anche questa categoria, perché ma sì, perché è bellina, dai, questa cosa carina, però non ce ne facciamo assolutamente niente. Ad esempio i numeri primi felici,
chiamati così, ovvero quelli in cui la somma dei quadrati delle cifre ripetuta porta a ottenere 1. Ad esempio 23, 23, 2 alla seconda più 3 alla seconda fa 13, 1 alla seconda più 3 alla seconda fa 10, 1 alla seconda più 0 alla seconda fa 1. Quindi questa somma ripetuta prima o poi porta ad avere 1. Oppure, ebbene sì, esistono i numeri primi sexy. Le coppie di numeri primi sexy, dalla radice latina sex, ovvero 6, niente di strano, niente di stravagante, sono quelli distanti 6, quindi fra gli altri, come 5, 11, 11, 17, 17, 23. Ad esempio di questi in matematica nessuno se ne fa niente, però era bello evidentemente catalogarli in questa forma divertente. Ci sono molte congetture legate ai numeri primi, che adesso vi elencherò brevemente, che non sono tuttora risolte dai matematici, come l'ipotesi di Riemann, che è la congettura sulla distribuzione di zeri non banali della funzione z, qua diventare un argomento abbastanza spinoso, ed è legata ai numeri primi dei calcoli di Eulero. Curiosità, magari qualcuno lo sa perché è una cosa abbastanza famosa, il premio per chi riuscirà a dimostrare questa ipotesi di Riemann ammonta a 1 milione di dollari. Se quasi riuscito qualcuno recentemente, ma non è tutto, quindi 1 milione di dollari l'ha perso. La congettura forte di Goldbach, anche questa penso che ammonti circa 1 milione il primo impaglio, afferma che ogni numero pari maggiore di 2 può essere scritto come somma di 2 primi. Ed è vero, però nessuno è ancora riuscito a dimostrare perché funziona. La congettura dei primi gemelli, ovvero se esistono infinite coppie come quelle che abbiamo visto prima, 5, 7, 11, 13. Ma la criptografia moderna non si basa su queste, bensì, cioè non basa sui problemi effettivamente su queste congetture, ma sul problema della fattorizzazione. Come vi dicevo prima, ogni numero naturale può essere espresso come prodotto di primi. Ma calcolare questa fattorizzazione, che per numeri elementari, 30, 20, è facile, con numeri grandi, come diventa? Vi metto un attimo questa definizione che vi spiegherò brevemente, che serve per arrivare al risultato. La definizione della congruenza modulo n, cioè io ho due numeri a e b e un numero naturale n. Si dice allora che a è congruo a b modulo n se la loro differenza a meno b è divisibile per n. Ad esempio, 5 è congruo a 2 modulo 3. Perché 5 meno 2 fa 3. E quindi 3 divide 3. 31 meno 2, 31 è congruo a 2 modulo 29. 31 meno 2, 29. N è congruo a 0 modulo n. Cavolo, cioè se stesso, quindi n meno 0, n. Chiaramente, se io prendo a questo punto n prodotto di primi, allora avrò che n è congruo a 0 per ogni primo. Perché lui è prodotto di primi. Lui da solo è divisibile da quei primi. La crittografia sfrutta questa cosa della fattorizzazione perché appunto si tratta oggi di un problema, fortunatamente per le nostre conversazioni e per i nostri traffici bancari, di un problema non facilmente risolvibile. Diciamo che un algoritmo è un tempo polinomiale se il suo tempo di esecuzione, non guardo in dettaglio, è questo. Ho n alla k passaggi da fare per una propria costante k che è relativa a quell'algoritmo. Un algoritmo di questo tipo è un algoritmo efficiente. La maggior parte degli algoritmi di fattorizzazione è efficiente. Qual è il problema? Il problema è il valore di questa costante, che è incredibilmente alto. E quindi è efficiente, ma non lo è così tanto per un computer. Quindi è molto difficile trovare i fattori primi di un numero intero, perché chiaramente non stiamo parlando di 30 o di 40, stiamo parlando di numeri interi con svariate migliaia di cifre. Quindi abbiamo, non so, 10 alla 1000, cioè una roba indefinibile, letteralmente. Ci sono molti algoritmi di fattorizzazione che usiamo oggi solo in ricerca, come qualche numero di Pollard, Dixon, curve ellittiche. Alcuni sono deterministici, quindi determinano esattamente i fattori primi che cerchiamo, e sono molto rari questi algoritmi. Altri sono quello più probabilistici, quindi riusciamo ad arrivare a un risultato
con un certo scarto di probabilità, che solitamente è sotto l'1%. Per ora, quello veramente, veramente efficiente è solo l'algoritmo di Peter Shor del 94. Purtroppo però a livello computazionale, a livello di calcoli, necessita per funzionare il computer quantistico, che finora non abbiamo visto in commercio. Un altro problema su cui si basa la crittografia è il logaritmo discreto. Praticamente, se prendiamo due interi a b, un numero naturale n, tali che a alla b modulo n uguale x, per trovare l'esponente b, non conoscendolo, dobbiamo calcolare il logaritmo discreto. Questo problema è circa uguale alla fattorizzazione come complessità, quindi altrettanto difficile da risolvere. Questi due problemi, quindi irrisolvibili, perché si possono risolvere ma con tempi molto molto lunghi, sono la base della crittografia moderna. Abbiamo ad esempio il metodo di scambio di chiavi di Diffie-Hellman. Questi due signorini, fra cui uno anche premio Turing nel 2015, hanno implementato nel 76 il primo metodo pratico per lo scambio di chiavi fra due interlocutori su un canale assolutamente non protetto, e si basa sul logaritmo. Cosa succede? Questo è lo scambio di chiave. Abbiamo Alice con due numeri da lei scelti, le tre numeri da lei scelti, A, G e P. G e P sono concordanti con Bob, che li riceverà successivamente. Cosa fa Alice? Calcola G alla A modulo P e sarà il messaggio A. Lo manda a Bob. Bob, oltre al messaggio A, riceve anche G e P. Lui sceglie un qualunque numero B e fa questo calcolo, G alla B modulo P. Lo manda ad Alice. Bob intanto proverà a calcolare K A alla B modulo P e sarà la chiave. Alice fa la stessa cosa con il B ricevuto, però B alla A. A livello matematico, in un paio di passaggi, si dimostra che la chiave che crea Bob e la chiave che crea Alice sono esattamente uguali. Infatti, K alla B, KB è A alla B modulo P, ma A prima era G alla A modulo P. Portiamo dentro l'esponente B, G A alla A per B modulo P, tiriamo fuori A, G alla B modulo P alla A, questo primo è uguale al messaggio B, quindi è B alla A modulo P, che è uguale alla chiave che si era fatta Alice. Quindi la chiave che si è fatto Bob e la chiave che si è fatta Alice sono assolutamente uguali, grazie a questo miracolo matematico. Quindi l'avversario nel canale vede soltanto G, A e B. Ma da G, A e B, per il problema del logaritmo discreto, lui non riuscirà mai a risalire la chiave, perché è un problema assolutamente difficile da risolvere. L'ultimo protocollo di cui vi voglio parlare, e poi concluderò, è il protocollo RSA, che è un protocollo nato esattamente un anno dopo di Feynman, e non serve per lo scambio della chiave, ma serve per lo scambio effettivo dei messaggi, ed è tuttora, quindi da 40 anni, alla base dei protocolli anche attuali. Chiaramente questo è uno schemino semplice, adesso ci hanno messo sopra tutta un'architettura di programmazione che lo arricchisce, però alla base è nata 40 anni fa e tuttora è insuperabile. La forza del protocollo sta appunto nel fatto che non possiamo fattorizzare i numeri primi. No, aspetta, forse sono troppo avanti. Se dici che Bob scelgono due numeri primi molto grandi, adesso usiamo dei numeri primi di circa 300 cifre, P e Q, e calcolano il loro prodotto. Quindi avremo un intero N, la cui fattorizzazione è esattamente P per Q. Calcoliamo poi questo, che è il numero di Eulero di N, che per vari tre matematici di cui vi sto a parlare è P meno 1 per Q meno 1. Quindi due numeri che non sono più primi, sono anzi probabilmente numeri pari, e quindi anche questo numero avrà un valore pari, facilmente a quel punto fattorizzabile. Entrambi sceglieranno poi segretamente due valori, E e D.
entrambi vincerà un E, un D di Alice e un E, un D di Bob. Entrambi però devono fare questo. Il loro prodotto deve essere congruo a 1 modulo phi di n. Gli utenti avranno quindi due chiavi ciascuno. Una chiave privata e una chiave pubblica. La chiave privata sarà quella che corrisponde a n e d. E la chiave pubblica quella che corrisponde ad n ed e. Il messaggio, speriamo lo voglia mandare Alice, viene cifrato con questa operazione m alla e modulo n, trasformandolo nel messaggio cifrato c. Il messaggio viene trasmesso e poi decrittato con la chiave privata di Bob, c alla d modulo n uguale m. Questo procedimento funziona per alcuni teoremi matematici, che sono il piccolo teorema di Fermat e il teorema cinese del resto. Questo vincolo permette al messaggio di essere letto esclusivamente da chi doveva riceverlo. L'avversario del canale avrà solamente il numero n e la chiave pubblica, o gli Alice di Bob. Ma lui riuscirebbe a trovare d solamente se sapesse calcolare phi di n. Phi di n è legato a p e q. P e q sono i primi che fattorizzano n. Ma n è difficile da fattorizzare. Si parla di un numero gigantesco formato dal prodotto dei due primi di 300 e passa cifre. Il computer, vi farò vedere poi i numeri dopo, ci mette migliaia di anni a calcolare. La scelta dei primi si basa solitamente sull'uso di primi di Sophie-Germain, che sono altrimenti detti sicuri, che sono di questo tipo: 2π più 1. Quindi sono dei primi che si ricavano da un primo più basso. Risultano vantaggiosi con il norigliante dei primi forti. Difatti il numero naturale presenta un primo sicuro, q uguale a 2π più 1, ovviamente un fattore primo grande, che è π. Come 1 è 2π, e avrà questo π molto grande come fattore. E non è un buon candidato per essere un primo forte. Come dicevo prima, in conclusione, RSA e il Feynman risultano ancora molto utilizzati in tutto il settore crittografico, chiaramente come mattone per protocolli più complessi. L'algoritmo attuale di virtualizzazione che usano i computer che fanno, cercano di fare attacchi al sistema, e che usiamo quelli per fare ricerca, perché giustamente dobbiamo cercare di capire dove noi siamo deboli per diventare più forti, si chiama GNFS, General Number Field Sieve. Consideriamo ad esempio la chiave di RSA, il protocollo di prima, come un numero intero scrivibile con 2048 bit. I tempi della rottura della chiave sono i seguenti. Adesso vedremo un po' di numeri che sono molto interessanti. Con un normale processore di un laptop, il tempo di calcolo è di 4,44 per 10 alla 16 anni. Con un cluster ottenuto con 1760 processori, questi sono dati empirici, 4 per 10 alla 12 anni. Ipotizziamo il supercomputer progettato dalla CAI per il 2020, che sta per arrivare, in stima si dovrà mettere 2 per 10 alla 9 anni per calcolare la fattorizzazione del primo. Con il supercomputer previsto nel 2030, 2 per 10, cioè 10 alla 6 anni, quindi 2 milioni di anni, con i supercomputer previsti per il 2030. Io mi sento abbastanza sicuro. In conclusione, come nel passato, anche nella crittografia moderna abbiamo dovuto cercare un problema che non fosse facilmente risolvibile. Quindi, in antichità usavamo la scitala degli spartani, usavamo i cifrari, abbiamo usato i rotori nell'epoca delle guerre mondiali. Adesso chiaramente abbiamo trovato un altro metodo. Tutti questi oggetti nascevano dal fatto che qualcosa doveva essere nascosto, non facilmente risolvibile. Siamo passati però da un bastone a fare dei conti. Le sfide della crittografia per i prossimi anni però saranno molteplici, perché l'avvento ormai prossimo dei computer quantistici porterà con sé una nuova gestione dei dati. Sostanzialmente i computer quantistici, non voglio andare nel dettaglio, ma i calcoli che avete visto, che vi ho fatto vedere fino adesso, li potranno risolvere molto 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 facilmente. Quindi probabilmente ci faranno buttare via tutto quello che conosciamo oggi della crittografia. Purtroppo, ma conoscendoci, ci salveremo trovando un nuovo problema incredibilmente complicato, come solo noi matematici sappiamo fare. Grazie.